parlare per l'Art Row di un argomento che sta a cuore a molti di noi, che è il mercato della fotografia, e di fare quindi un po' il punto della situazione, speriamo post pandemia. Allora, per prima cosa vorrei definire quello che è il concetto di mercato. Il mercato si crea quando c'è un incontro tra una domanda di un bene o di un servizio e un'offerta di un bene o di un servizio. Quando manca uno di questi due elementi non c'è il mercato. Ma nel caso del mercato della fotografia, questo mercato si declina in tanti settori diversi, perché abbiamo scambi che avvengono per esempio a livello delle macchine fotografiche, degli obiettivi, di tutto quello che concerne la parte hardware della fotografia. Poi abbiamo degli scambi che sono quelli forse più monitorati, quelli più tracciati, anche perché sono quelli più tracciabili, che accadono nel mondo delle case d'asta e delle grosse gallerie, dove ci sono scambi di fotografie che spesso costituiscono pezzi d'arte e che hanno mediamente come acquirenti delle grosse controparti, quindi dei grossi collezionisti, altre gallerie. Insomma, è uno scambio che avviene diciamo per prezzi e per numero di pezzi che comunque riguardano una nicchia molto ben identificabile. Poi abbiamo un mercato di servizi che invece sono rivolti ai fotografi, e anche questo ricopre un mercato che ha una sua consistenza a livello economico, perché i fotografi hanno bisogno di corsi, hanno bisogno di fare mostre, spesso sono coinvolti in premi o comunque vitalizzano l'attività artistica intorno al mondo della fotografia. Poi c'è un mercato, perché anche quello è un mercato, che gira intorno al sistema pubblicitario. Quindi le fotografie servono in particolare per vendere qualche cosa, quindi servono alle aziende per vendere i loro prodotti o servono per vendere la loro immagine. Allora, questo settore è un po' più complicato, diciamo, da comprendere, perché è un settore che nelle sue nicchie ha una domanda di fotografie, per esempio, di moda o di fotografie industriali specifiche per alcuni settori, per esempio le fotografie medicali, oppure parliamo di fotografie aeree, oppure parliamo di macrofotografia. Cioè sono settori in cui serve una formazione specifica per poter produrre queste immagini e per le quali c'è una domanda altrettanto specifica, che in termini di volumi non è altissima, ma comunque esiste e impiega un numero consistente di fotografi, quindi costituisce una fetta, diciamo, interessante del mercato della fotografia. Però tutto quello che concerne la fotografia industriale in senso lato, quindi tutta la fotografia che gira intorno al mondo di certa pubblicità, e quello che un tempo girava intorno al mondo della carta stampata, ha cambiato la propria fisionomia. Perché ha cambiato la propria fisionomia? Perché i giornali non vendono più grazie alla bontà o alla bellezza delle fotografie, un po' perché i giornali cartacei purtroppo non si vendono, un po' perché, per esempio, nel campo del reportage noi assistiamo a uno storytelling documentato che ci arriva da tante parti del mondo e che non ha bisogno di reporter dedicati, perché in questo momento da molti paesi arrivano direttamente le immagini, quindi arrivano in viva voce, arrivano in una maniera pressoché immediata, e quindi questo impiega meno persone, meno giornalisti e meno reporter specializzati nella documentazione di quello che succede nel mondo. Vi dicevo prima, però, anche la carta stampata ha un rilievo minore e spesso la linea di business di quelli che noi consideravamo, diciamo, le grosse testate che proponevano, per esempio, fotografie di abiti, piuttosto che diciamo, valorizzavano tutto il mondo della moda. Oggi, ecco, queste hanno cambiato anche loro la linea di business, per cui se è pur vero che per fare una pubblicità mirata si cerca sempre un fotografo che abbia una competenza, che abbia una creatività, insomma, che abbia una sua, diciamo, una sua caratterizzazione specifica, è pur vero che, essendo il sistema di distribuzione delle fotografie comunque affidato a un mezzo che è fortemente digitale, spesso queste fotografie sono fatte in maniera da colpire, ma non contengono un apporto artistico significativo. E questo che cosa ha decretato? Un fenomeno che a mio avviso è molto interessante, cioè l'entrata pesante nel mercato delle cosiddette agenzie di stock,
Quindi dai giornali che devono diffondere notizie fino all'industria che deve macinare enormi quantità di immagini per poter stare dietro a una richiesta di mercato, se vogliamo anche sempre più bulimica, le agenzie hanno trovato un loro spazio perché vendono milioni se non miliardi di fotografie, perché questi sono i numeri che posseggono le agenzie di stock per quanto riguarda le immagini, e le vendono a prezzi molto bassi, quindi i fotografi vengono pagati molto poco e chi si abbona crea dei pacchetti praticamente, quindi non compra quasi mai la singola fotografia ma fa una sorta di abbonamento. Quindi domanda ed offerta riescono a calmierarsi, cioè riescono a trovare un incontro su un prezzo che è gestibile per le industrie e contemporaneamente in qualche modo soddisfa dei fotografi, perché viceversa le agenzie non ne avrebbero le immagini. I dati che vi sto comunicando sono dei dati Art Price, sono i dati CIPA, sono i dati Intesa, quindi sono dati ufficiali. Allora, questa digressione è rivolta al pubblico della Roma Art Week, quindi non è necessariamente un pubblico specificatamente interessato alla fotografia. Dopodiché io mi riprometto nel corso del prossimo convegno di riportarvi con più precisione tutto quello che sono i dati che possono interessare agli operatori del settore. Ora, quando parliamo di questi numeri è abbastanza difficile capire e prevedere quale possa essere l'evoluzione futura, anche se dobbiamo rilevare effettivamente che nel 2020 l'arte, come si dice, ha tenuto. Però attenzione, perché ha tenuto, ma bisogna sapere anche leggere i dati, perché per esempio nel mercato delle macchine fotografiche noi abbiamo avuto un valore di scambi che non ha avuto grossissime flessioni, cioè è stato abbastanza allineato, anche se comunque con un calo, ma abbiamo avuto un numero di pezzi scambiati molto inferiore a quello del 2019. Quindi questo volume è stato reso possibile, questo giro finanziario è stato reso possibile dal fatto che i prezzi sono notevolmente aumentati. Allora, la flessione nel mercato dell'arte, quindi nel mercato dell'arte e degli scambi che attengono alle grosse gallerie, alle case d'asta, comunque ha avuto una flessione, però ha avuto una flessione solamente per alcuni settori specifici e non per tutti, quindi in particolare tutto quello che è stato considerato il bene rifugio, cioè l'arte antica, ha tenuto, anzi ha avuto degli incrementi. Questo non vuol dire che non vengano scambiati dei prezzi a delle cifre veramente altissime. Adesso io vi riporto qualche cosa, nel top dei ricavi ottenuti dalle vendite di opere d'arte noi abbiamo Pablo Picasso con un volume di 245 milioni, okay? Abbiamo un Andy Warhol con 115 milioni, un Francis Bacon con 107 milioni, quindi esistono effettivamente Banksy con 68 milioni, cioè esistono dei prezzi molto alti per alcune opere, però questi prezzi rappresentano assolutamente una nicchia e sono frutto di un sistema che non è un sistema all'interno del quale tutti possono circuitare. Su questo discorso dovremmo fare un ulteriore, anche qui, approfondimento, perché ci sono delle opacità del sistema e contemporaneamente comunque ci stiamo rivolgendo a un mondo che è un mondo di nicchia. Questa nicchia, che è anche la nicchia dei collezionisti e la nicchia di coloro che fanno scambi molto alti, è stata molto bene analizzata nei report anche di Intesa, la quale ha analizzato per il mercato italiano un numero molto elevato di collezionisti, cercando di capire esattamente quanto era la cifra che loro destinavano a questi acquisti, chi erano i fornitori delle informazioni, cioè chi è che per loro veniva considerato autorevole ai fini di uno scambio e così via, quindi quali erano le regioni che compravano di più, quali erano le fiere che funzionavano di più, e scopriamo appunto che nel mercato del collezionismo italiano comunque le cifre scambiate anche dai collezionisti sono comunque abbastanza basse e anche il numero di pezzi scambiati all'interno di un anno è abbastanza basso, cioè si reputa un collezionista anche la persona che spende, per dire, 15.000 euro all'anno su 5 pezzi, su 6 pezzi, 7 pezzi, quindi siamo un po' lontani da quella che è l'immaginario collettivo del collezionismo che avevamo.
Quindi dicevamo che all'interno del mercato cosiddetto della fotografia esiste chi la fa da padrone, che in questo caso mi sento di dire che sono veramente le agenzie di stock, che sono immediatamente seguite dagli scambi delle grosse case d'asta, che sono seguite dalle acquisizioni anche degli spazi pubblici che comprano fotografia e che creano musei della fotografia. Però se andiamo poi a vedere all'interno dei bilanci di questi spazi pubblici, scopriamo che le fotografie vengono acquistate con delle cifre molto basse. Quindi l'acquisizione di un'immagine che per un autore diventa un discorso molto importante, perché avere una presenza in una collezione, in un museo, gli dà uno status non indifferente, in realtà si produce, si esplica in situazioni che non vedono grandi movimenti di denaro, e anche questo ci fa riflettere. Allora, adesso abbiamo, diciamo, trovato un nuovo sistema molto interessante di cui sicuramente avete sentito parlare, che è il sistema NFT, cioè è una maniera informatica di affidare un codice crittografico a un'opera singola, un'opera digitale, e farla viaggiare lungo la blockchain, quindi lungo una rete praticamente digitale. Allora, questo vuol dire che ogni opera viene univocamente identificata e che tutte le transazioni automaticamente vengono gestite da questa blockchain, possono quindi circolare in maniera libera, tracciare queste opere, però contemporaneamente le opere rimangono uniche e non possono essere comunque clonate, quindi diventano un unicum irripetibile. Allora, su questo discorso naturalmente si sono buttate le grosse agenzie, si sono buttate quelle che sono le grosse case d'asta, le grosse gallerie, eccetera, perché in questa maniera hanno potuto rendere unici dei prodotti digitali. Allora, questa unicità del prodotto digitale o del prodotto in generale artistico era già una realtà, perché comunque esistevano i sistemi di timbratura, di cifratura, esistevano molti modi per rendere le tirature comunque non ripetibili, cioè per verificare l'entità delle tirature. Con questo sistema noi possiamo tracciare in maniera pressoché automatica però tutto quello che viaggia in digitale, tutto quello che viaggia nella rete, cioè abbiamo preso dei beni che sono sostanzialmente ripetibili e li abbiamo resi unici. Ma questa cosa non dice niente circa la bontà di quello che circola, cioè il fatto che io dica una cavolata, che questa cavolata sia unica, non la rende una cosa intelligente, una cavolata rimane, quindi fa presa su certo collezionismo, e comunque dà, diciamo, una chance in più alle gallerie o a un mercato che in certi momenti è diventato sofferente, per poter, dando per scontato che la scarsezza del bene comunque è quella che ne aumenta il valore, che questa cosa avrebbe dato tono e avrebbe dato vitalità nuovamente al mercato dell'arte. Allora, questo discorso per la fotografia è altrettanto valido, ma comunque secondo me ha delle limitazioni molto forti, per il motivo che dicevamo prima, cioè il fatto che un bene sia scarso oppure che sia unico non lo rende necessariamente un contenuto interessante o valido dal punto di vista artistico. Se poi vogliamo andare a solleticare l'interesse magari del collezionismo, di certo collezionismo, stuzzicandoli con l'unicità del pezzo, naturalmente in questa maniera è possibile farlo. Però, appunto, non andando poi all'interno, in merito all'opera, a comprenderne la bontà o a verificarne la bontà, la cosa a mio avviso lascia il tempo che trova. Però io sono molto sicura che, nonostante questo, questo sistema prenderà piede e che troverà un suo mercato e una sua nicchia. Questo non vuol dire che i fotografi potranno vendere più fotografie grazie alle blockchain o grazie agli NFT, perché in realtà i fotografi hanno sempre avuto degli strumenti per poter rendere pressoché uniche le loro tirature, ma non le hanno mai utilizzati, anzi sono pochi quelli che utilizzano, pochi quelli che ne capiscono l'utilità. Allora, dobbiamo anche aggiungere un elemento che a mio avviso è molto interessante, cioè il fatto che il sistema blockchain, cioè la tracciabilità di questi codici crittografici all'interno di una rete, consuma moltissimo. Oggi, siccome noi ci stiamo ponendo fortemente il problema energetico, al punto di mettere i chiavistelli a Google perché i suoi server consumano troppo, e imporre a tutti coloro che hanno i cloud comunque dei sistemi di controllo energetico molto forti, il fatto che noi andiamo a immettere sul mercato un sistema che potenzialmente, perché potenzialmente può essere utilizzato da chiunque, attenzione, generi una quantità di traffico tale da consumare l'energia di un intero paese,
diventa secondo me un discorso assolutamente anacronistico. Quindi devo dirvi, io sto un attimo a vedere che cosa succederà in questo senso. Non sono diffidente rispetto alle mode, perché mi rendo conto che le mode alla fine tengono praticamente, vincono su tutto, ma contemporaneamente la cosa devo dire che mi lascia abbastanza perplessa. Allora, nella selva dei dati che io ho analizzato, che appunto vanno dai dati ufficiali delle case d'asta, appunto alle quotazioni ufficiali, agli studi che sono stati fatti, ai bilanci dei vari enti pubblici e privati, eccetera, mi sono accorta che mancava un elemento fondamentale per riguardo al mondo della fotografia, che è uno studio sull'intento di acquisto delle persone comuni, sul perché le persone comprano o non comprano la fotografia, su che cosa li muove a comprare la fotografia, su che cosa invece li lascia perplessi, che quali siano le garanzie che vogliono avere per acquistare fotografie, che cosa c'è dietro il mondo dei potenziali acquirenti della fotografia, perché questo è un discorso che ovviamente interessa molto i fotografi. Quindi mi tolgo un attimo dai panni della studiosa ed entro nei panni della fotografa e slitto da una parte all'altra per cercare di soddisfare un po' tutte le domande in questo senso. Per quello sto lavorando a un paper, sto raccogliendo tantissimi dati attraverso gli strumenti di Google, quindi attraverso i sistemi cloud, per poter proprio monitorare quello che sta succedendo dal lato dell'acquirente, quindi non più dal lato dell'industria, cioè dal lato di coloro che appunto gestiscono le grosse gallerie o le case d'asta, oppure vendono in agenzie di stock, oppure comunque rappresentano delle nicchie di mercato, ma comunque da quella parte, per andare a scoprire se esistono degli interessi, se esistono delle possibilità, delle curiosità, dei desideri, dei dubbi, oppure anche delle prospettive interessanti dal lato degli acquirenti, cioè di coloro che nel tempo potrebbero avvicinarsi al mondo della fotografia, considerandola sì un sistema di comunicazione che ha una forte presenza di un mezzo tecnico, ma che nelle sue punte più, nelle sue vente più alte, è un'arte vera e propria. Quindi capire chi compra perché compra e chi non compra perché non compra, a mio avviso è un discorso molto interessante col quale mi sto confrontando ultimamente, sul quale sto facendo degli studi che spero molto presto verranno pubblicati. Allora, detto questo, vorrei aggiungere una piccola digressione che riguarda il mondo dei social. Adesso vi do qualche dato che a mio avviso è estremamente interessante, cioè Facebook oggi fattura intorno agli 85 miliardi di dollari, TikTok sta intorno ai 180 miliardi di dollari, YouTube ha generato nel 2019 un traffico per 151 miliardi di dollari, quindi stiamo a dei livelli di scambi, a dei livelli di prezzi, a dei livelli di fatturato che non hanno niente a che vedere con i numeri di cui abbiamo parlato prima. Questi sistemi, pensiamo per esempio ad Instagram, macinano ogni giorno, e questo dato ve lo leggo, ecco, su Instagram vengono caricate ogni giorno 50 miliardi di fotografie. Allora, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, che macinano ogni giorno miliardi di fotografie, non vanno ad alimentare il mercato dell'arte fotografica, vanno ad alimentare un indotto. Quindi sono più vicine a un mercato che è un mercato pubblicitario. Ora, come dicevo prima, questo discorso va analizzato perché noi dobbiamo comprendere quanto la fotografia sia in realtà un linguaggio. Quindi, come tutti i linguaggi, può essere utilizzata in tantissimi modi, non c'è necessariamente un rapporto di causa-effetto tra la domanda di macchine fotografiche e la produzione di fotografie d'autore, tra la domanda di servizi fotografici è l'offerta del fotografo. Si vanno a inserire via via nelle nicchie tutti quegli operatori che soddisfano al meglio questo tipo di domanda. Quindi parlare di mercato della fotografia, anche se a livelli alti sono molto chiare le distinzioni, le terminologie, e io in questo momento mi sto comunque rivolgendo a un pubblico molto interessato di appassionati d'arte, ma che comunque io non riesco a valutare, probabilmente un pubblico generico, che magari tende ad accorpare un po' tutti questi elementi. Però appunto
parlando in maniera più diffusa di quelli che sono i numeri, cioè di quelli che sono i fatturati delle singole aziende, nel momento in cui noi sappiamo che un Facebook fattura 85 miliardi e che un Instagram tratta una cosa tipo quello che avevo detto io, cioè 50 miliardi di fotografie caricate al giorno, comprendiamo come le fotografie siano fondamentali per far funzionare Instagram, ma che viaggino su un mondo che è un mondo parallelo, che appunto, come vi dicevo di nuovo prima, deve essere analizzato a parte. Quindi chiudo, ecco, promettendomi di affrontare nuovamente in maniera molto più approfondita questi argomenti all'interno del prossimo convegno e terminando poi, spero in un tempo piuttosto breve, gli studi che sto compiendo e i questionari che sono stati somministrati e che stanno già producendo una quantità veramente molto interessante di dati, per poter fornire ulteriormente spunti di riflessione, ma anche diciamo piste di sviluppo future per questo mondo della fotografia, che vede passare interessi i più vari, che vanno appunto dalla necessità pratica di industrie che si servono delle immagini per potersi proporre, alla necessità espressiva e artistica, che è l'eredità della pittura che la fotografia porta avanti. Quindi far sì che la fotografia, il trattamento delle immagini, si riappropri dei contenuti, per me è un discorso fondamentale. Ora, una cosa io voglio aggiungere a questo punto come fotografa, quindi come persona che lavora nel campo dei media e nel campo delle immagini. Nel momento in cui io faccio una fotografia e tu guardi una mia fotografia, io mi immagino, spero non a torto, che tu voglia vedere il mio punto di vista sul mondo, che tu voglia vedere dove va il mio disguardo, perché tu ce l'hai già il tuo. Quindi che cosa ti serve che io ti riporti quello che tu già vedi? Tendenzialmente io cercherò di darti il mio punto di vista personale, pensando che il mio punto di vista possa arricchirti esattamente come tu arricchisci me. Allora, produrre una serie di immagini che rispondono solo ed esclusivamente alle aspettative delle persone è come dire alle persone che si devono costantemente autocannibalizzare nel loro mondo visuale, nel loro modo di vedere il mondo, la realtà e le cose. Lo sguardo dell'artista è uno sguardo trasversale, uno sguardo che utilizza dei sistemi di decodifica della realtà che sono spesso lontani da quello delle altre persone. È proprio questo la cosa che arricchisce. È proprio il fatto che il come io guardo le cose può aiutare l'altra persona a scoprire in maniera diversa le cose che guardava tutti i santi giorni, per esempio. Quindi lo sguardo dell'arte sulla realtà è uno sguardo del quale si sente il bisogno. Quindi utilizzare questi sistemi di diffusione di immagini di massa e anche di notizie che autocannibalizzano le persone e che ci restituiscono quello che già noi sappiamo, ci ridanno quello che noi già cerchiamo, è fortemente limitante, perché l'arricchimento culturale e umano deriva dalla diversità, deriva dalla pluralità, dal fatto di aprire la propria testa, il proprio sguardo, il proprio cervello ad altri punti di vista. Quindi questa è la funzione dell'arte, e la funzione del fotografo è raccontare la realtà che anche voi vedete sotto un altro profilo, in una maniera diversa, poi magari una maniera più profonda, più intelligente, meno intelligente. Sicuramente chi utilizza la fotografia con degli strumenti tecnici superiori a livello di conoscenza proprio della luce, della composizione, delle regole anche della comunicazione, ecco, chi vi restituisce questo dà qualche cosa in più. Allora, escludere l'arte dalle immagini e farla diventare un metodo esclusivo di propaganda oppure di proposizione di cose e di beni e di servizi che devono essere in qualche modo venduti è un po' depauperare questo mezzo fondamentale, trasversale, che è oltre qualsiasi tipo di cultura, di religione, di sensibilità, riducendolo a qualche cosa, non voglio dire adesso di insignificante, perché così sicuramente non è, però privandolo della sua potenza espressiva, e questo è veramente un peccato.